Si dice sia il migliore amico dell'uomo e che gli manchi solo la parola. Sono passati millenni dal primo incontro tra uomo e cane, eppure l'amico peloso e a quattro zampe rimane il fedele compagno dell'uomo, frutto di secoli di convivenza, nel corso dei quali si è allacciato un rapporto profondo e duraturo. Il rapporto fra uomo e cane ha circa 40.000 anni, 40-50.000 anni dai recenti studi, e si è evoluto molto, soprattutto negli ultimissimi anni, in cui si è passato dal cane che era relegato alle campagne, alla periferia, a cani che vivono quotidianamente in un ambiente urbano, anche in centro a Pescara o in centro a Milano, posti molto molto caotici, che non sono proprio a misura di cane. Negli ultimi anni abbiamo visto una estrema specializzazione in tutti i lavori che girano intorno al benessere animale, dal dog sitter all'educatore, a tutte quante quelle figure che ruotano intorno al cane, alle pensioni per animali, una sempre maggiore sensibilità e professionalizzazione. Perché è importante conoscere bene questa specie tanto diversa da noi ma così affine? È importante perché i cani possono darci veramente, veramente tanto. Ultimamente sono utilizzatissimi sia in ambito di soccorso. Abbiamo visto i cani in posti dove ci sono stati dei disastri, ma anche i cani che fanno ricerca di persone scomparse, i cani che ci aiutano a scoprire i tumori, i cani guida per ciechi. I cani possono darci un aiuto enorme in tantissimi settori e sono una risorsa inestimabile. Come si prepara un cane all'arrivo di un nuovo membro in famiglia? Sì, nel caso dei neonati è abbastanza complessa nella sua semplicità la gestione dell'inserimento del neonato dove c'è già un cane. Come in tutte le cose è sempre meglio fare un ottimo lavoro prima e evitare in qualsiasi modo che ci possano anche solamente essere le basi per avere qualche problema. I problemi non devono esistere a monte, è molto più semplice evitare che non poi dover intervenire quando il problema invece è già presente.